che questo non è questo non è essiccato e mi spaventa. Questo cos'è? Questo è carne, no? E uova e verdura. Com'è? Beh, buona. Siamo... Non riesco a capire come mai non assomiglia mai a quello che c'è in foto. Siamo sul treno per Chengdu e ci aspettano 25 ore di treno e questi qua saranno i nostri pasti per le prossime stasera e domani mattina a pranzo, domani mattina a pranzo per riscendere. Vado di là, non mettermi così lenzuola perché non credo che tirano fuori sacco lenzuola. No, chiama, sei impazzita! Non sopravvivi. In ogni caso non mi metto. Non hai sentito cosa ha detto Simon? Sì, non è male forse, pensavo peggio. Però è un po' stretto. Ci sono parecchie perplessità e dubbi in quanto non so una vecchietta come farebbe a salire in cima al decimo piano, non so com'è che hanno distribuito i posti, però fatto sta che adesso. Grazie Simon. In pratica abbiamo camminato per circa mezz'ora per raggiungere l'ostello dove avevamo prenotato tre notti, ma l'ostello non si è trovato. Abbiamo camminato un'altra mezz'oretta per abbiamo raggiunto questo posto che è sperduto. Per entrare bisogna passare in un garage lungo un centinaio di metri, poi c'è una scala molto inquietante per entrare, però dentro è bello. Stiamo andando a vedere i panda. Siamo partiti questa mattina da Chengdu e siamo arrivati a Hualong. Dovrebbe essere un posto un po' più carino per vedere i panda perché praticamente siamo nella natura e niente, questa qua è una riserva naturale. Stiamo cercando di capire perché ovviamente nessuno parla inglese, quindi stiamo cercando di capire dove andare. Stazione di Pullman. Stazione di Pullman, a posto. Ok. Bye bye. Avete soldi? Noi abbiamo i soldi. Soldi. Non fuggiamo, andiamo! C'è qui Chengdu? No. Bye bye. Qui davanti ci sono Fabio e Simone e Lo che stanno perdendo. Però non ci Ciao, ma sta. Chengdu? Chengdu? Chengdu. Chengdu. Sui. Però sono due. Prendete voi, ragazzi. No, no, no. Just two, not three. Okay. Sto praticamente in autostrada cinese e questi sono i nostri nuovi autisti che in teoria arrivano fino a Chengdu. Loro hanno trovato un passaggio prima, però adesso noi li stiamo raggiungendo a quanto pare. E poi loro si fermano alla stazione della metropolitana, noi forse riusciamo a farci portare direttamente alla stazione di Pullman, quindi possiamo farcela ancora. Prendere la metro è una questione di minuti perché prima erano 20 km dietro di noi. Qui.
Na, game over. Siamo arrivati tardi. Circa, cioè sei in viaggio da circa 30 ore, da 29 ore. Alla ricerca del lago Qinghai. Siamo qui al lago Qinghai, saremmo dovuti essere a Jizaigu, ma c'è stato un terremoto mentre eravamo a Xingping e ci hanno detto che è chiusa tutta la zona e quindi abbiamo scelto questa nuova meta a 3300 metri sul livello del mare, è decisamente alto e si sente per le temperature, però paesaggi molto belli. Non c'è nessuno, quindi